of yourself. Tutti. Allora, prima che Zazzoni dica ma il Charleston anni 20, dove sono le frange, dove sono le cose eccetera, questo faceva parte di una tutta una messa in scena che non abbiamo potuto fare perché lui stava male, hanno riprovato oggi, è diventato anni 50. Prima che tu faccia l'appunto sull'epoca, stava male? Lui si stava malissimo, molto male. Cioè io vorrei che Sara, perché noi abbiamo il genio, ma Sara Simone, cioè, è una ballerina a tutti gli effetti, cioè non ha perso niente, non ha perso un tempo, non ma ha poi perso era velocissima la coreografia, tutta sincopata, cioè una velocità pazzesca. Simone, è un altro livello, Emilia, è un altro livello. Non so che dire, io spero che loro riescano a mantenere una concentrazione, una tranquillità per affrontare le altre puntate senza avere la pressione addosso del devo vincere. Voi dovete continuare a fare queste meravigliose performance e poi tutto avverrà in maniera naturale. Il look di questa sera veramente è il look più azzeccato, bello sì, che hai portato. Grazie. No, questo look ti proprio rispecchia quello che tu dici di te stessa, rispecchia questa ragazza argentina, deliziosa. C'è un po' un rapporto sadomasso, nel senso che devi soffrire per... Ma nel Charleston, dove lo vedi? Capito? Però a te ti piace questa cosa, perché in un giorno avete fatto questo. No, non è un giorno, abbiamo lavorato tanto. Mili, voglio approfittare per dire che ovviamente ogni settimana c'è tantissimo lavoro. Sì. E quando si parla di percorso parlando con le stelle c'è anche poi il miglioramento settimana dopo settimana, e Wanda con una coreografia del genere dove ho usato tutti i mezzi tempi, quindi uno e due e tre, sì, una coreografia tutto, velocissima pazzesco, e quindi molto cioè difficile, bravissima. Bravi. No, volevo dire a Wanda che... sa che lo riconosca lui per me tantissimo. No, che ballando, dai, con è facile. Ballando con le stelle ti ha fatto benissimo nella percezione degli italiani, perché tu sei uscita dall'Italia quando sei andata in Turchia come una donna molto di rottura, no? Nei confronti di Per Mauro, tutte queste cose qua. Quindi non avevi una al di là del discorso dei social, così, no? Invece qui la gente ti vede proprio come piacevole. Oggi mi sono emozionata, lo sanno al trucco, quando tu sei passato e mi hai detto buonasera Nara. Le dico, la prima volta che Ivan mi chiama Nara, io sempre ero la moglie di Cardi. Allora già... che mi dicano per il nome mio in Italia, per me è una cosa bellissima. Grazie. Brava. Allora, anche a me piace molto il tuo look, una via di mezzo tra Minnie e Lolita. E devo dire che questo è un Charleston, è modernissimo. Voi riuscite a fare quello, al di là di essere bravi, di portare e rischiare anche delle cose che altri non si possono permettere. Sono d'accordo con Simone, non vi fate prendere dall'ansia del vincitore annunciato.
E mi mettete a Simona lì che mi guarda, che per me è la regina d'Italia, non c'è questo confronto tra di noi, io veramente l'admiro tantissimo. Però non ci pensare, pensa a lui che ti fa così e pensa a lui. A me se vi prende l'ansia è meglio. Guardami, guarda lì tutto il ballo, Simona. Vai, allora, eccellente, cioè in pratica sei andato oltre della alta qualità, poi hai reso una coreografia difficile, semplice, e questo in pratica veramente ho visto ben poche volte qui a Ballando da quando sono qui dal 2007. Wow, eccezionale, veramente. Selvaggio, io volevo sapere cosa è successo quando a un certo punto avete capito durante la settimana che non c'era la salute, diciamo così, e che avete rischiato di fare qualcosa di meno bello delle scorse settimane. Cioè, in una coppia così programmata per uccidere, cos'è successo? È saltato tutto. Che tra l'altro mi dispiace per te, perché c'era un intro dove lui rimaneva nudo, quasi nudo. È vero, è vero. Sì, e io mi ho sentito male, perché proprio il giorno che lui è rimasto a casa dovevamo registrare questa intro, che alla fine non è venuta. Io ho detto, almeno magari prendevamo il 10 di... Sabato prossimo. Grazie, non Wanda, grazie. Devo dire che hai capito che con me bisogna, diciamo, puntare sull'aspetto tecnico. Mi fa piacere, hai capito tutto, in effetti. Però ecco, volevo capire, vi siete spaventati? Qualcosa di meno bello, dicevi, meno forte. Beh, questo io... Avete avuto paura di non riuscire a portare una grande performance. Sì, c'era tanta paura, perché è stata forse la prima settimana dopo 5 dove abbiamo iniziato a avvertire la stanchezza fisica, psicologica. Tra l'altro io con la febbre, lei ha iniziato a non sentirsi bene, quindi quel momento di tensione durante la settimana ha scaturito un pochettino questa cosa di dire ce la faremo adesso, questa settimana possiamo provare ancora, che magari possiamo far bene in puntata. Ma ce l'avete fatto, perché loro hanno una risorsa di... Stai ancora male? Andiamo con le palette, signori. Ti dona tantissimo. Brava. La febbre. Even Zazzaroni 10, Fabio Canino 10, Carolyn Smith 10, Silva Gianluccarelli 10, Guillermo Mariotto. Non rovinarmi questa settimana il puntaggio. 10 per un totale di 50 punti. Brava. Più i punti della mancia precedente, da un totale di 58 punti. Grazie. Meraviglioso, ma votate anche loro se li volete portare avanti, non fidatevi solo del punteggio conquistato qui. Grazie. Complimenti, grazie. A Wanda e a Pasquale. Grazie mille, grazie.